la registrazione della sesta lezione del 25° corso di geopolitica con la partecipazione del dottor Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, e darei subito la parola all'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Pietro Tropeano, perché idealmente la facciamo a Pordenone questa conferenza, questa lezione del 25° corso di geopolitica, collegati però al Master in Intelligence dell'Università di Udine, poi ci sarà il nostro direttore Foresti a dare i saluti, e collegata anche all'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, poi ci sarà il presidente Tropeano. Però la parola a quello che idealmente pensiamo al padrone di casa, cioè l'amministrazione comunale e l'assessore alla cultura. La parola a Pietro Tropeano. Grazie professor Cevolin. Innanzitutto un saluto a tutti presenti, collegati in rete, un saluto a tutti i partecipanti al master. Per noi come amministrazione comunale ormai è diventato un appuntamento fisso questo, e di questo devo ringraziare in particolare il professor Cevolin e la sua associazione Istoria. Un master che ci porta in problematiche importanti e fondamentali, un master che ci porta soprattutto a aggregazioni di situazioni molto belle. Lei ha parlato dell'Università di Udine, ma non solo, l'Ordine dei giornalisti, tutte situazioni che sicuramente vanno nel senso della comunicazione e della socializzazione. Quindi io non faccio altro che porgere ormai i saluti istituzionali, che per noi è diventata quasi un'abitudine, perché noi ci sentiamo un po' figli adottivi di questo corso di geopolitica. Col professor Cevolini ci scherziamo sopra, però effettivamente possiamo considerare Pordenone ormai come città della geopolitica, e in questo ne andiamo fieri e orgogliosi. Per questo io, oltre a dare naturalmente il benvenuto a tutti i partecipanti a questo interessantissimo corso, vi auguro buon lavoro. Allora, grazie infinite all'assessore che ha detto parole commoventi e incoraggianti, e quindi è vero, la Istoria con questa amministrazione che ormai è alla fine del suo mandato, però appena si è insediata, Istoria ha avviato questo progetto Pordenone, città della geopolitica. E come vedete lo stiamo realizzando sempre in collaborazione con l'ottima amministrazione comunale di Pordenone. Grazie infinite, Grazie, grazie assessore. professore. La parola adesso all'onorevole, andiamo dal comune di Pordenone al Parlamento europeo, l'onorevole Alessandra Basso, che noi chiamiamo soprattutto come membro del Parlamento europeo della commissione che si occupa di intelligenza artificiale. Qui la connessione è duplice. Ovviamente il collegamento con il Master in Intelligence dell'Università di Udine e poi il collegamento anche con la materia della lezione di oggi, cioè la difesa, perché Gianandrea Gaiani ci dirà anche qualcosetta sul collegamento tra intelligenza artificiale e difesa. Grazie infinite. Buonasera a tutti, a tutti i partecipanti, grazie come sempre a Guglielmo per questo cortese invito. Vi saluto volentieri qui da Bruxelles, saluto il maggiore Massimo Grizzo, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Cristiano Degano, l'assessore Tropeano, il professor Gianluca Foresti e il dottor Gaiani, che è il direttore di analisi e difesa, che ho già ascoltato con estremo interesse in una sua conferenza sull'immigrazione che tenne qualche anno fa a Bologna, una conferenza molto partecipata. D'altronde lui è un relatore veramente bravo in questi termini, devo dire. Era stata una bellissima serata. E ovviamente la difesa e la sicurezza sono temi che non possiamo permetterci di sottovalutare, soprattutto in una situazione internazionale che è in continua evoluzione e soprattutto anche vista la posizione centrale che ha l'Italia nello scacchiere mediterraneo.
Il nostro paese, lo sappiamo, è ancorato da un lato all'Alleanza Atlantica, dall'altro all'Unione, ma è l'avanguardia occidentale nel Mar Mediterraneo, questo con i vantaggi e i rischi che ne conseguono. Prendiamo ad esempio il problema, appunto per questa nostra posizione proprio centrale, dell'immigrazione irregolare e incontrollata, della quale sono meta ovviamente immediata le nostre isole e le nostre coste. Noi sappiamo che solo nei primi due mesi del 2021 abbiamo avuto un numero molto alto di sbarchi, oltre 50.000, quasi il doppio rispetto a quello del 2020 e ben 20 volte superiore rispetto a quello del 2019. Quindi anche questa è una situazione che pone delle sfide pesanti dal punto di vista non solo sociale, ovviamente, ma anche dal punto di vista della sicurezza e della difesa, perché il fatto che non ci sia praticamente nessun controllo su queste persone rende possibile, come purtroppo si è visto, l'infiltrazione anche di estremisti pericolosi per le nostre città e per le nostre vite. Quindi ricordiamo l'attentato, se non sbaglio, dello scorso ottobre a Nizza, alla cattedrale di Notre Dame, era stato proprio compiuto da un irregolare sbarcato a Lampedusa solo un mese prima. Ecco. Io quello dei flussi dell'immigrazione irregolare, io spero possa trovare presto una soluzione europea, visto che si sta discutendo ovviamente anche del nuovo patto sull'immigrazione, anche se diciamo che per ora non si preannuncia particolarmente, diciamo, efficace. Ecco, poi visto che Guglielmo vi ha parlato di intelligenza artificiale, faceva appunto solo un piccolo cenno correlato al tema della difesa e delle nuove tecnologie, proprio perché sono membro di questa commissione speciale AIDA che è stata istituita a settembre dello scorso anno. E nelle audizioni che stiamo svolgendo, tutti hanno messo in evidenza che nel settore militare e della difesa, correlato ovviamente alle nuove tecnologie digitali, è necessario che il controllo finale rimanga in mano all'uomo. Anche perché la tecnologia relativa all'intelligenza artificiale è una tecnologia che in qualche modo possiamo definirla soft, diciamo, perché può essere implementata anche con degli investimenti limitati rispetto ai costi, diciamo, dei grandi armamenti. E proprio per questo sono rimasta molto impressionata la settimana scorsa, ho fatto un intervento su questo in commissione, quando ho visto un cortometraggio che è stato ispirato dal professor Russell, che insegna intelligenza artificiale a Berkeley. Questo è un cortometraggio di fantascienza che presentava un futuro, io credo purtroppo sarà molto vicino, in cui non c'erano grandi armamenti, ovviamente, ma solo dei piccoli droni che erano comandati dall'intelligenza artificiale, che erano in grado di selezionare i bersagli da uccidere basandosi su un riconoscimento facciale e l'analisi dei dati delle possibili vittime. Quindi questi piccolissimi droni, che avevano una piccola carica esplosiva all'interno, colpivano, ad esempio in questo cortometraggio di fantascienza, colpivano solo le persone, per esempio, che avevano postato sui social un determinato hashtag. E questa del riconoscimento facciale è una tecnologia che ormai è molto diffusa, e non solo tra le piccole, ma anche tra le grandi aziende, ma anche tra le piccole. E mentre è un po' più facile controllare lo sviluppo delle applicazioni relative a queste grandi entità,
diventa un po' più difficile farlo a livello magari di piccole aziende o di gruppi informali. Quindi capite che nulla potrebbe impedire un futuro molto prossimo che venga utilizzato proprio un drone di questo tipo per colpire un politico o un attivista di un partito e piuttosto in un altro. Ecco, quindi il futuro adesso si prospetta sicuramente buono dal punto di vista delle tecnologie applicate in altri ambiti. Nella difesa invece diciamo che c'è qualche rischio in più che bisogna tenere, che mettere in conto e cercare di limitare proprio appunto per le implicazioni che possa avere. Per cui ascolterò più che volentieri il dottor Gaiani, vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie infinite all'onorevole Alessandra Basso. Adesso la parola all'ordine dei giornalisti, il dottor Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, che ci lancerà anche sul versante della formazione e dell'aggiornamento professionale permanente dei giornalisti. Chiediamo a Cristiano Degano, l'amico Cristiano Degano, di accendere il microfono e di intervenire. Acceso, grazie professor Cevelin. Da parte dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, innanzitutto un saluto, un ringraziamento a chi ci permette di appunto poter frequentare e partecipare a questo corso, a cominciare appunto dallo stesso professor Cevelin dell'Università di Udine, dal gruppo Istoria, gruppo studi storici e sociali di Pordenone, che hanno organizzato appunto questo incontro. Un saluto, un ringraziamento anche ai relatori, a cominciare appunto da Gianandrea Gaiani, che è anche un collega e un giornalista, che non è solo direttore appunto responsabile del un mensile web analisi e difesa, ma anche collaboratore di numerose testate, tra cui anche il Sole 24 Ore. Qualche parola velocemente appunto sulla formazione che appunto cerchiamo di alimentare per i colleghi giornalisti con incontri come questi. Come sapete, purtroppo la situazione in Italia della pandemia, non solo in Italia, non ci consente di poter in questo momento fare dei corsi in presenza come facevamo fino a poco più di un anno fa. La situazione del resto è sempre più complessa, probabilmente da lunedì buona parte delle regioni, tra cui anche la nostra, entrerà in zona rossa, quindi dobbiamo affidarci per forza alle piattaforme telematiche e organizzare questi corsi. Corsi che inevitabilmente hanno delle limitazioni nelle presenze. Già nei mesi scorsi, su nostra stessa sollecitazione dei presidenti degli ordini regionali, siamo passati a un massimo di 30 a 50 partecipanti. Il problema è anche dovuto al fatto che, essendo pubblicati questi corsi sulla piattaforma nazionale SIGEF, vi possono partecipare colleghi di tutta Italia, e quindi sappiamo che appena vengono pubblicati sulla piattaforma c'è una corsa alla partecipazione, e quindi appunto questi posti disponibili vengono bruciati in pochissimi minuti. Vi partecipano quindi anche poche persone della nostra regione, però pochi colleghi, però insomma cerchiamo di mettere a disposizione dei colleghi di tutta Italia le nostre competenze, le nostre eccellenze, come quelle dell'Università di Udine, del professor Cevolin e di altre realtà della nostra regione, appunto, che ci offrono questo tipo di collaborazione. Questo così per rendere doti tutti i colleghi delle difficoltà che dobbiamo affrontare approntando questi corsi. In ogni caso, ovviamente il prossimo Consiglio nazionale, siamo ormai in scadenza, sicuramente una volta capito quale sarà la situazione, quando potranno riprendere i corsi in presenza, probabilmente interverrà o allungando i tempi del triennio formativo o riducendo i crediti richiesti, considerando appunto
che ormai da quasi un anno a questa parte non si possono tenere corsi in presenza e quelli online come questo hanno delle oggettive limitazioni. Questo mi pareva giusto sottolinearlo, in particolare rivolto ai colleghi. Mi fermo qui per lasciare spazio ai relatori, ringraziando ancora loro e il professor Cevelin per l'ospitalità. Buon lavoro a tutti. Grazie infinite al presidente dell'Ordine dei giornalisti, che è anche un caro amico e ha sostenuto Historia nei momenti, in qualche momento difficile. È un amico, quindi, Cristiano Degano. Ma adesso darei la parola al maggiore Grizzo, che ci lancia un saluto in sostituzione del generale Banci, che è comandante della 132esima Brigata Corazzata Ariete. Sì, buonasera a tutti. Io vi porto appunto i saluti del comandante della Brigata Ariete, il generale Banci, che avrebbe dovuto intervenire questa sera, ma a causa di un contrattempo non è qui e mi ha comunque pregato di portare i saluti a tutti i partecipanti. È inutile dire che la componente militare è particolarmente interessata all'incontro di questa sera e all'intervento del dottor Gianandrea Gaiani, che appunto saluto, colgo l'occasione per salutare. Quindi vi ringrazio per l'invito e siamo in attesa e buon lavoro, in ascolto più che altro. Buon lavoro. Bene, a tutti. Grazie infinite al maggiore Grizzo. E è un modo, il nostro modo di essere per certi versi mappa uno a uno del territorio, come vedete, e quindi il collegamento anche con la struttura militare, con le istituzioni, l'ordine dei giornalisti, il comune e poi anche il livello europeo, e tutto questo lo facciamo con l'insegna che vedete dietro di me del Master in Intelligence Information Technology, che è un'altra eccellenza del territorio e dell'Università di Udine, chiedo scusa al professor Foresti, che ha avuto un piccolo contrattempo e a meno che non si sia riuscito a collegare in questo momento, e lo potrebbe fare, e non può dare i saluti, è pienamente giustificato perché aveva appena finito la lezione e poi ha avuto una piccola emergenza. Quindi lo ringraziamo il Master in Intelligence nel quale si svolge questa lezione di Gianandrea Gaiani, e quindi anche i masterizzandi possono fare le domande attraverso la chat, oppure la possono mandare a Marco Blanchini, che è il nostro tutore, che ci aiuta in tutte le attività. Bene, adesso direi di salutare ancora due persone, che sono il direttore del consorzio universitario di Pordenone, Vanni, che mi ha detto anche lui che ha avuto un contrattempo e non ce la fa ad esserci. Saluto anche un giornalista che è il direttore del Piave, che è un mensile che supporta l'attività di Historia e che peraltro proprio in questo mese ha messo il Tazebao, anzi nel mese scorso ha messo il Tazebao, il paginone con tutte le lezioni del corso di geopolitica di febbraio, di marzo, del 25esimo corso di geopolitica. Finalmente diamo la parola a Gianandrea Gaiani, che però, come è già stato detto, dico solo due parole di introduzione. Prima di tutto, oltre il web, abbiamo detto, è stato detto, direttore del mensile Web Analisi Difesa, e riguarda proprio il nostro argomento, poi anche con radio e TV. Penso per esempio alla redazione esteri del giornale Radio Rai, per esempio Radio Capital o Repubblica Radio. Penso poi alla carta, la carta stampata è stato ricordato solo 24 ore, ma il Foglio, Libero, il Corriere del Ticino, Panorama, la rivista dell'Aeronautica, la rivista militare svizzera. E poi ha una collaborazione con lo Stato Maggiore Esercito e infatti ha realizzato la pubblicazione L'Esercito del 2000 e poi ha pubblicato il libro L'Esercito Europeo, distribuito da Mondadori. Ha realizzato molti reportage con le forze armate italiane come giornalista embedded in Kurdistan, Somalia, Mozambico, Albania, Croazia, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Afghanistan, Sinai e Iraq. E infine è scrittore, il libro
direttamente collegato al tema di oggi è Iraq, Afghanistan, guerre di pace italiane, pubblicate per Edizioni Studio LT2, e poi è coautore del libro, che un po' l'argomento è stato richiamato dall'onorevole, dal parlamentare europeo Alessandra Basso, e cioè il tema dell'immigrazione, coautore di questo libro, Immigrazione, tutto quello che dovremmo sapere nel 2016. Però diciamo che Gian Andrea Gaiani ci consente anche di fare un collegamento con la rivista Limes, che è una rivista che supporta sia il Master in Intelligence, sia ovviamente fin dalla nascita il nostro corso di geopolitica. L'avete visto all'apertura del corso di geopolitica con Lucio Caracciolo, e oggi siamo pienamente nell'ambito di Limes. Perché? Perché il numero di Limes in edicola, l'Italia al fronte del caos, che è dedicato allo stretto di Messina, per farla breve, diciamo, e al rapporto tra l'Italia e il Nord Europa e il Nord Africa, diciamo. Questo numero di Limes l'editoriale è stato fatto questa volta, ed è la prima volta che lo fa, da Alberto De Santis. Non è firmato, ma lo sappiamo che l'ha fatto lui, in quanto siamo sempre in stretto collegamento con Limes. E Alberto De Santis è un giornalista che ha vinto il premio Antonio Sema, che è un premio che Historia ha istituito nell'ambito di Historia Gorizia, in collaborazione anche con Limes. E quindi ecco che è un premiato da Historia Gorizia, il Festival Internazionale della Storia, da Historia, e ovviamente dalla rivista Limes, che è diventato editorialista di Limes, nel senso che ha fatto lui l'editoriale questa volta di questo numero. Perché? Perché ha vinto il premio Sema con un lavoro sulla geopolitica dell'Alto Adriatico. Quindi vedete come i collegamenti con Historia poi siano forieri, anche quantomeno portano fortuna. Infine, sempre in collegamento con Limes, Gian Andrea Gaiani è autore del primo articolo che apre il numero, che apre la sezione del numero di Limes in edicola, l'Italia al fronte del caos, la sezione dedicata a Nella mischia nordafricana, perché ovviamente Gian Andrea Gaiani è un esperto di Libia, è un esperto di Libia. Non possiamo altro che festeggiare con Gian Andrea Gaiani i 20 anni esatti della sua collaborazione con Historia, perché è stata, penso, nel 2001 il primo contatto, la sua prima partecipazione a un convegno di Historia, che poi è stato pubblicato, i cui atti sono stati pubblicati e così via. Ma insomma, festeggiamo dal 2001 almeno 20 anni di amicizia, di collaborazione con Gian Andrea Gaiani, che adesso chiediamo di accendere, al quale chiediamo di accendere la telecamera e di partire con la sua relazione per un 45 minuti circa, poi faremo il question time. Autonomia strategica, tutti, spero, e analisi e difesa europea. Non ti vediamo ancora e devi iniziare a parlare. Direi che ho tutto connesso, dovreste vedervi. Sì, beh, intanto la scelta che vi ringrazi per questo invito. Ci tengo a ringraziare ovviamente l'Università di Udine, il Comune di Pollone, la Brigata e gli amici della Brigata Ariete. Ringrazio anche l'onorevole Basso, che ha ricordato un incontro, il nostro precedente incontro a Bologna, e temi che oggi avrò il piacere di toccare, anche se non in maniera approfondita, visto che il tema autonomia strategica e difesa UE, diciamo, richiede già di parlare, di affrontare diverse tematiche. Ringrazio i colleghi dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia per essere presenti. Ringrazio in particolare Guglielmo, che hai ricordato la nostra lunga collaborazione con te, con Historia, ormai ventennale, e ti ringrazio perché sui temi della geopolitica, della difesa e della sicurezza
sei sicuramente una garanzia sul piano non solo locale e regionale, ma anche sul piano nazionale, visto il tuo impegno ormai da tantissimo tempo a sviluppare tematiche di questo tipo. Insomma, parlare di autonomia strategica e difesa europea significa parlare di tante aspettative in buona parte deluse, perché l'autonomia strategica l'Europa non ce l'ha, non ce l'hanno gli stati membri dell'Europa e non abbiamo ancora una difesa europea. Sarebbe facile dire che questi obiettivi sono in larga misura irraggiungibili, perché ovviamente non abbiamo un'unione politica. Però andiamo per gradi. Cosa manca all'Europa per poter aspirare a un'autonomia strategica e a una difesa il più possibile coordinata e comune? Partiamo da cosa non ci manca. Non ci mancano le risorse, perché l'Europa, come spesa militare, i paesi dell'Unione Europea, che includono anche paesi membri della NATO, quasi tutti, spendono per la difesa un po' meno degli Stati Uniti, un bel po' meno degli Stati Uniti, meno della metà dei 750 miliardi di dollari che circa che spendono all'anno gli Stati Uniti, spende forse un po' meno del militare, cresce di ogni anno, appena il triplo dell'Italia, ma che comunque con quella cifra riesce a esercitare un ruolo di potenza niente male su diverse, se non globale, su diversi scacchieri. Quello che forse manca all'Europa, quindi, pratici, è una massa di forze, di truppe, di mezzi, perché ogni singolo Stato ha le sue forze armate, non c'è un'integrazione militare, perché non c'è e non ci può essere ancora, non c'è un'integrazione politica. Del resto questa situazione è affrontata con estremo realismo dalla Germania, che è fautore di una PESCO, di una politica di sicurezza che si basa su rafforzare i legami, ma non su integrare le forze, perché ovviamente la Francia, l'Italia e la Germania non sono come il Maryland, il North Carolina o il Maine, cioè non siamo dentro una federazione e ognuno di noi persegue anche sul piano militare bilanci indipendenti, obiettivi indipendenti per mantenere capacità militari indipendenti. Quello che cerca invece di fare la Francia in ambito di difesa europea è un po' più interessante. Non va contro il principio della PESCO, quindi non si oppone all'idea che insomma, l'Europa non è una federazione di stati, ma cerca di integrare le forze tra diversi paesi. Ovviamente cerca di farlo sotto un'egida che è francese. Quindi la Francia ha raccolto l'adesione di molti paesi, inclusa l'Italia, per costituire forze europee da impiegare in aree di crisi. Scusa Gianandrea, chiedo a Beatrice Di Stasio se può spegnere il microfono, perché vedo che mi pare che c'è qualcuno che l'ha acceso. In questo senso, sento una voce in sottofondo, c'è qualcuno, forse il microfono aperto probabilmente. La vediamo ad esempio nel Sahel, dove la Francia da diversi anni è impegnata in un'operazione contro le forze jihadiste, quelle dell'ISIS come quelle di Al-Qaeda, e dove sempre più spesso negli ultimi tempi i contingenti europei di altri paesi europei, per lo più simbolici devo dire, e presto anche italiani con un contingente un po' più significativo, affiancheranno i francesi, che hanno grosse difficoltà a sostenere questo sforzo militare da soli. Un'altra iniziativa francese è quella di questa missione navale nel Golfo Persico, che tenga sotto controllo lo stretto di Hormuz, ed è un'operazione che non è allineata con quella americana, britannica e australiana, che ha un approccio decisamente ostile all'Iran, ma è un'operazione che sempre di controllo marittimo, a cui l'Italia ancora non partecipa, ma pensa di partecipare.
partecipare. Il ministro Guerini l'altro giorno ha fatto capire che potremmo partecipare presto, che ha un ruolo un po' meno sbilanciato di quello degli anglosassoni. È un problema questo che vedremo anche quando parleremo dei rapporti UE e NATO. Cosa ci manca ancora? Beh, ci manca un deterrente nucleare. In realtà l'Europa non esprime nessuna forma di deterrenza e lo vedremo sotto tanti punti di vista. Però non ha un deterrente nucleare. Ogni grande potenza che si rispetti ha un deterrente nucleare. Questa in Europa, uscita dopo la Brexit, è rimasta solo la Francia ad avere un credibile deterrente nucleare strategico. Ovviamente è molto disponibile Parigi a metterlo a disposizione dell'Europa sotto ovviamente il controllo e il comando della Francia. Il vero problema che abbiamo in Europa, ovviamente non essendo una federazione, è che l'Europa non è quel condominio dove siamo tutti uguali, che forse qualcuno ha sognato, ma è una piazza nella quale diversi stati, diversi paesi si confrontano cercando ognuno di acquisire quote di egemonia o di influenza a discapito degli altri. Su questo fronte la Francia oggi è rimasta come il player più importante sul piano strategico e militare, anche grazie alla sua force de frappe, questo arsenale nucleare che garantisce alla Francia, ma non all'Europa, un deterrente contro qualunque tipo di attacco con armi di distruzione di massa. Un'altra carenza forte è quella di forze di proiezione. La capacità che ha l'Europa di spostare su scala globale, ma anche soltanto diciamo nell'area del Mediterraneo allargato poco più, forze militari come potrebbe essere. Il problema che viene invocando in Italia e in tutta Europa non ha determinato, come molti auspicavano anche o prevedevano, un taglio delle spese militari. Molti pensano che forse anche giustamente che una crisi economica e una crisi sanitaria come queste avrebbe indotto molti stati a tagliare le spese militari per dedicare denaro risparmiato ad altri investimenti più importanti, nella sanità, nell'assistenza sociale, nel sollevare l'economia. In realtà invece la risposta che ha dato l'Europa a questa crisi, cioè l'eliminazione dei vincoli di spesa che per molti anni hanno colpito non solo ovviamente i paesi europei nell'ambito di alcuni paesi europei, l'Italia per prima, non soltanto nella spesa militare ma in tutto quello che erano gli investimenti pubblici, venuto meno a questa politica di austerity che è stata criticata a matrice tedesca, che è stata la causa di grandi contrapposizioni fra gli Stati Uniti già con Barack Obama, non solo con Trump. Ma non si può una roba del genere, ma non si può. Berlino. Guillermo, se qualcuno si lamenta della... siamo tornati a un conflitto che questo che possa arrivare all'Europa, consentendo di fare ampie ristrutturazioni e anche quindi modernare tecnologicamente, puntando anche su quelle tecnologie, come prima dicevo, che non l'intelligenza artificiale e cyber, ma che hanno oggi una capacità strategica, che sono sul piano strategico indispensabili per dare non solo una deterrenza, ma anche una capacità di protezione più ampia ai singoli paesi e all'Europa. E parleremo, toccheremo anche questo tema. E poi c'è un'altra valutazione che sta spingendo la spesa militare, e cioè che in molti paesi europei i militari in questa emergenza Covid hanno svolto un ruolo importantissimo. Pensiamo in Svezia, dove ogni città che avesse un'area fieristica, e ce ne sono diverse, non utilizzabili ovviamente durante l'epoca del Covid, i militari, la sanità militare ha trasformato queste aree, questi padiglioni fieristici in ospedali da campo, ospedali temporanei attivabili qualora la capienza degli ospedali già esistenti venisse superata da un'emergenza sanitaria, un po' quello che in Italia abbiamo fatto con fondi privati alla fiera di Milano di Rho.
in realtà in Italia abbiamo impiegato i militari, più di 46.000 militari durante la prima fase del lockdown per diverse attività legate all'emergenza Covid. Oggi siamo arrivati al punto di affidare a un generale, al comandante della logistica dell'esercito, tutta l'attività d'emergenza. È un segnale che ci dà due tipi di valutazioni, secondo me. Il primo è che i militari, come già sappiamo, possono avere un ruolo fondamentale in qualunque tipo di emergenza, perché hanno una capacità organizzativa e logistica che resta ineguagliata. L'altra valutazione, che mi pare meno positiva, è che soprattutto in Italia quanto sta accadendo sta dimostrando il rapido collasso di infrastrutture civili, di organizzazioni civili che costano al contribuente un sacco di soldi, ma che alla prova dei fatti non si sono rivelate in grado di gestire, di affrontare emergenze. Per cui abbiamo il paradosso in Italia di impiegare i militari per qualunque cosa, da pattugliare le piazze, oggi a portare in giro per l'Italia confezioni di vaccini. Questo potrebbe indurci a qualche valutazione, che nulla toglie ovviamente al valore di una costruzione. Il vero deficit che forse abbiamo in Europa per quanto riguarda la capacità di perseguire un'autonomia strategica e una difesa comune è proprio politica. Abbiamo interessi diversi e con qualche convergenza. Proviamo a pensare è solo nella crisi libica. Prendiamo tre paesi europei, la Germania, l'Italia e la Francia. Abbiamo interessi diversi, perseguiamo agende diverse. La guerra in Libia contro Gheddafi venne fatta sì dagli americani, ma soprattutto politicamente dagli anglo-francesi, che avevano tutto l'interesse a far cadere Gheddafi per soppiantare l'Italia, prendere il posto dell'Italia come principale paese di influenza anche economica, anche sul piano energetico in Libia. Perseguiamo agende diverse, abbiamo interessi diversi. In questo momento l'Italia in Libia si è dovuta accodare alla Turchia, mentre ci preoccupavamo del Covid i turchi si sono presi Tripoli e hanno sconfitto Haftar e oggi sono i veri il paese che esercita la vera influenza decisiva nell'area libica, diciamo, della Tripolitania, del governo di Tripoli. E noi ci siamo dovuti, abbiamo dovuto adattarci a questa situazione per restare presenti in Libia e per mantenere i nostri interessi in Libia. Questo però ci mette in contrapposizione diretta con un paese che è stato sempre molto vicino all'Italia, cioè la Grecia, che nei confronti della Turchia vive una grande tensione. Le tensioni fra greci e turchi, che vanno poi inserite in un contesto molto più ampio, che vede ad esempio gli Emirati Arabi Uniti mandare aerei da guerra a Creta per sostenere la Grecia nei confronti delle pretese marittime turche. E queste sono situazioni certo paradossali mai viste prima. Oggi quando parliamo di potenze nel Mediterraneo dobbiamo tener conto anche degli Emirati Arabi Uniti, che certo non sono un paese che ha un'estensione costiera nel Mediterraneo, ma che ha la capacità politica, militare, finanziaria di diventare un player importante in Libia, dove affianca Haftar, ad esempio, e addirittura in Grecia. Abbiamo interessi diversi e contrapposti, ma non è una novità. Pensiamo che nel 74, quando ci fu l'invasione turca di Cipro, la stessa NATO, che vedeva al suo interno greci e turchi come stati membri, ebbe i suoi bei problemi, ce li ha tuttora, a gestire rivalità e al limite dello scontro militare tra due stati membri. Quello che invece stiamo facendo di positivo in questo contesto in Europa, e lo facciamo anche per una ragione finanziaria, economica, è una sempre maggiore integrazione, forse una parola forte, ma cooperazione tra le industrie della difesa. La seconda azienda al mondo nel settore missilistico si chiama MBDA ed è una società il cui azionariato è franco, tedesco, britannico, italiano, ci sono dentro anche gli svedesi, partecipazioni di altri paesi, è un esempio riuscito di
un'integrazione industriale che ha creato un colosso europeo che rivaleggia tranquillamente con gli americani di Raytheon e ovviamente sui mercati globali anche con i russi e con i cinesi. E abbiamo creato dei consorzi importanti, pensiamo a quello che al consorzio Eurofighter che produce il caccia Typhoon in dotazione all'Italia, alla Gran Bretagna, alla Germania, alla Spagna, esportato anche in alcuni paesi. Prima ancora il consorzio Panavi aveva realizzato l'aereo Tornado. Stiamo discutendo tra europei per gli aerei del futuro, francesi e tedeschi vogliono andare per la loro strada con un aereo che forse non riusciranno a sviluppare, stanno già ridiscutendo animatamente fra di loro, qualcuno pensa, hanno lasciato fuori altri paesi come l'Italia che invece stanno lavorando con i britannici per sviluppare un altro aereo di sesta generazione. Il Tempest, molto probabilmente, sostengono alcuni analisti militari, nessuno dei due gruppi di paesi, Italia e Gran Bretagna con la Svezia e di là Germania e Francia con la Spagna, avranno la capacità tecnologica, finanziaria per sviluppare un aereo da soli, quindi probabilmente i due progetti potrebbero confluire in un unico progetto. Però quell'aspetto di quello dell'industria della difesa è un aspetto su cui l'Europa ha interesse a spingere e dovrebbe spingere, anche se in molti paesi, in alcuni paesi, in Italia in particolare, ci sono tendenze a guardare anche ad altri fornitori per l'approvvigionamento militare, ad altre cooperazioni, quelle classiche con gli Stati Uniti, ad esempio, nostro partner di riferimento nella NATO, che però sono antitetiche sul piano industriale alle collaborazioni con l'Europa. L'industria europea della difesa ha l'obiettivo di creare prodotti che siano competitivi e alternativi a quelli statunitensi. E con appunto delle scelte da prendere, non da assumere già nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che sono di grandissimo valore strategico. E poi c'è l'aspetto politico su difesa europea, strategica, ma per fronteggiare terrorismo, ma al tempo stesso, mentre in Europa abbiamo cercato di contrastare in qualche modo l'estremismo e il terrorismo islamico, ad esempio in Siria abbiamo sostenuto movimenti jihadisti che volevano rovesciare Bashar al-Assad, che certo non è uno stinco di santo, ovviamente lo sappiamo tutti, ma senza tenere conto che se avesse avuto successo con l'operazione di far cadere il regime siriano, beh, a Damasco non sarebbe sorta una democrazia rappresentativa simile a quella svizzera, ma sarebbe sorto uno Stato dominato da jihadisti, quindi sulle sponde del Mediterraneo. I russi hanno combattuto in Siria, valutando quel fronte come la prima linea del loro confine, quindi se fosse caduta la Siria, il prossimo fronte del jihad sarebbe stato proprio il confine russo nel Caucaso, già da tempo turbolento. Quindi non possiamo neppure essere determinati nel dire che l'Europa ha combattuto il terrorismo islamico, perché in Siria ha cercato di facilitarlo. Potremmo dire anche in Libia, perché far cadere Gheddafi ha sicuramente aperto le porte non solo al caos, con le sue conseguenze sul piano della stabilità di quel paese, della instabilità di quel paese, e per noi sul piano anche dei flussi migratori illegali, che prima ha citato l'onorevole Basso, ma ha aperto anche le porte a formazioni islamiste. Ricordiamoci l'ISIS che prese il controllo di Sirte, la trasformò nella sua capitale africana, ha favorito la penetrazione di questi movimenti nel Sahel, la destabilizzazione del Sahel. E allora non possiamo dire che abbiamo combattuto veramente quella minaccia, anzi cerchiamo oggi di mettere una toppa forse agli errori che abbiamo fatto negli anni scorsi. Possiamo dire che il nostro nemico tra virgolette, che il nostro rivale, grazie, questo certo è vero, però noi sappiamo oggi che è molto bene che la
L'azione strategica di un paese, di una potenza, di un'area non si fa soltanto con le alleanze militari, come visto gli umani, si fa anche cedendo quote di mercato o cedendo il controllo di grandi infrastrutture come porti o altre cose. Della Turchia abbiamo detto, è un nostro membro della NATO, nella NATO, certo, però è un paese che anche attualmente con il regime che ha, sul piano del rispetto dei diritti umani e per le iniziative che sta assumendo contro altri alleati, pensiamo alla Grecia o per il ruolo che sta, di espansionismo che sta avendo, dovrebbe essere considerato quantomeno un rivale. La Turchia con un budget della difesa che è un quarto di quello italiano gioca un ruolo da grande potenza dalla Somalia, o comunque da potenza multiregionale, dalla Somalia alle repubbliche asiatiche dell'Asia centrale ex sovietiche, nel Mediterraneo orientale ma anche in quello centrale, perché oggi la Turchia ha una base navale a Misurata in Libia, ha forze militari a Tripoli e quindi è diventato un paese che ha un controllo importante su un bacino del Mediterraneo centro-orientale. Si sente malissimo, magari se spegne la fotocamera è meglio. Sì, adesso glielo consiglio, caro. Ecco, però per favore non intervenite con i microfoni. Gianandrea, c'è un piccolo problema, sì. Si sente male, quindi il consiglio che ci viene dato è quello di che tu spenga la telecamera e lasci solo l'audio, perché siamo in parecchi partecipanti, siamo di circa 180 e devi spegnere la telecamera e continuare a parlare. La telecamera l'ho spento. Adesso si sente bene, sì. Ah, benissimo, mi dispiace. Per cui dicevo, dovremmo fare qualche valutazione anche su chi sono i nostri avversari. E non la pensiamo uguale in Europa su questo punto. Basti pensare che solo negli ultimi mesi le politiche adottate dalla Turchia anche di aggressione nei confronti della Siria, ad esempio quando hanno preso il controllo l'anno scorso della frontiera settentrionale, cacciandovi le forze, le popolazioni e le milizie turche, in ambito europeo ci sono grosse differenze. L'ultimo voto in Europa in cui si proponeva un embargo nei confronti della Turchia ha visto il voto convinto negativo dell'Italia, di Malta e della Germania per ragioni diverse. Malta ha fatto un accordo con turchi e libici che di fatto impedisce il flusso di migranti verso Malta. L'Italia ha i suoi interessi in Libia salvaguardati soltanto dal fatto di non contraddire l'egemonia turca che oggi è presente, è fortissima in Tripolitania, e la Germania ha una grande spada di Damocle, cioè un'influenza fortissima politica, già anche dentro i suoi lander, quando si vota ci sono già in molti lander partiti filoturchi, partiti islamici che si ispirano alla KP di Erdogan, e che quindi ha la necessità di non irritare una forte minoranza turca in Germania, che è strettamente legata a Erdogan e al suo partito. Possiamo convenire che la Russia è il nostro nemico? Beh, ad esempio, in ambito NATO, gli americani e i britannici questo ci dicono da tempo. Quando si parla di differenze fra difesa europea e NATO, lo slogan è: la difesa europea non è in contraddizione con la NATO. In realtà lo è per forza, perché gli interessi dell'Europa non sono quelli degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, oggi più che mai. In ambito NATO si parla solo inglese, non nel senso che si usa la lingua inglese, ma nel senso che la comunicazione della NATO è quella dettata dalle politiche anglo-americane, che un giorno sì e l'altro pure considerano o affrontano il tema Russia come se fosse di nuovo una minaccia, una percezione che in Europa non è così diffusa e che molti paesi europei, addirittura l'Italia lo ha sempre sostenuto e con qualunque governo di qualunque colore, anche le sanzioni alla Russia dovrebbero essere abrogate per cercare con i russi un dialogo diverso che non sia basato sulla contrapposizione. Quindi è vero che l'Europa fa fatica ad aspirare a raggiungere un'autonomia strategica e una difesa comune, ma è anche vero che
una delle ragioni per cui facciamo forse fatica è perché continuiamo a vivere di slogan che sono poi vuoti di significato. Perché continuare a ripetere che la difesa NATO, appunto, la difesa europea non è alternativa alla NATO, non ha molto senso, perché per molti versi, e parlo di quelli politici, queste differenze ci sono. E la NATO resta comunque un perfetto strumento di cooperazione, di integrazione militare, ed è uno strumento che, per quanto a mio parere sia ormai anacronistico per tanti aspetti, non ha alternative al momento. E quindi, diciamo, la sua sopravvivenza è legata anche al fatto che in questo momento non ci sono strutture di difesa comune, alternative, credibili, alternative all'alleanza atlantica. Il vero problema dell'Europa è, in questo senso, come dicevo, un vecchio adagio, no? Un gigante economico, un nano politico, un verme militare. Beh, forse un gigante economico lo è ancora, non credo sia più un nano politico, anche se non abbiamo, come Europa, non abbiamo avuto, basta fare questa valutazione, non siamo riusciti ad avere nessun tipo di influenza in nessuna delle crisi di grande rilievo che sono scoppiate negli anni, negli ultimi due decenni, alle porte di casa nostra, non dico nel Pacifico o nell'Oceano Indiano. Nessuna crisi, da quelle balcaniche a quelle caucasiche, a quelle del Sahel, a quelle del Nord Africa, poi ci metto dentro anche le cosiddette primavere arabe, hanno visto l'Europa giocare un ruolo significativo. In tempi recentissimi questo discorso trova la sua ampia conferma nella crisi libica. La crisi libica oggi vede una stabilizzazione, la nascita di un governo che sembrerà di unità nazionale, ma che lascerà divise le due Libie, una sotto l'influenza turca e catarina, con un ruolo dell'Italia, e l'altra sotto l'influenza russa, ma anche degli Emirati Arabi, dell'Egitto, di quel blocco di paesi arabi. E questo è accaduto perché? Perché Turchia e Russia hanno messo in campo forze militari che si sono rivelate decisive nello sviluppo delle azioni belliche in Libia, ma poi nella stabilizzazione di quel paese. Una stabilizzazione che ovviamente persegue e rientra negli interessi di Ankara e di Mosca. Se noi pensiamo, che abituati come siamo a pensare in termini economici, che la Turchia, appunto, ha un'economia che traballante, che se la Russia smettesse di comprare i prodotti agricoli turchi, probabilmente la Turchia andrebbe al collasso economico nel giro di breve tempo. E la Russia ha un PIL che è pari a quello della Spagna. Beh, noi ci troviamo di fronte a due paesi che hanno assunto un ruolo leader a due passi da casa nostra, di fronte alle nostre coste, e che economicamente non dovrebbero rappresentare un rivale per l'Europa. Allora, se poi a questo aggiungiamo che l'Europa non è riuscita a esprimere nessuna forma di deterrenza né contro il terrorismo islamico, ma neppure di fronte all'immigrazione illegale, che ha un valore in termini di difesa, non solo per le infiltrazioni possibili di jihadisti o per l'alterazione degli equilibri sociali, ma perché di fatto abbiamo assistito nella storia per la prima volta a un blocco di paesi, l'Europa, tra i più ricchi del mondo, che hanno dimostrato la totale incapacità di difendere i propri confini, ma non di fronte ad armate straniere che volevano invaderlo, ma semplicemente stabilire chi può e non può oltrepassare i confini dell'Italia, dell'Europa, permettendo a un'immigrazione illegale fuori controllo, gestita da organizzazioni criminali che tutti i servizi di intelligence ci dicono essere legati al finanziamento illecito, ovviamente, del terrorismo islamico. Beh, questo è un fatto, è un dato paradossale di cui in Europa non abbiamo, sul quale in Europa non abbiamo ancora fatto i conti, ma il messaggio che l'Europa ha dato di fronte a questi flussi migratori massicci, dell'incapacità e della mancanza di volontà forse di difendere i confini stabilendo chi legalmente può entrare e chi illegalmente invece no, beh, ha dato a tutti un segnale di debolezza che probabilmente avrà effetti devastanti, perché permetterà a molti nostri competitor o avversari o rivali, anche di bassa lega, anche
diciamo, non delle potenze, di considerarci assolutamente incapaci di esprimere una reale deterrenza e una difesa. Quindi apparire deboli è il modo migliore per attirare minacce. Questo la storia lo ha sempre insegnato. E poi spesso noi ci siamo persi in un dibattito, credo, che era un po' sterile, no? Di fronte a ogni attacco terroristico. Beh, ma però dovremmo condividere, integrare i servizi di intelligence per una maggior condivisione di informazioni, e quando in realtà i servizi di intelligence, come le forze speciali, come sono assetti puramente nazionali. Ovviamente se fossimo una federazione di stati avremmo un unico intelligence, o ne avremmo 17 agenzie come ne hanno gli Stati Uniti, che di intelligence sono i maestri, ma hanno 17 agenzie di intelligence che lavorano indipendentemente una dall'altra. Provate a immaginare se noi potessimo veramente se fosse la possibilità di condividere pienamente tutto quello che un servizio di intelligence nazionale conosce e fa nelle sue operazioni con gli altri partner europei, che sono in buona parte nostri rivali. Gli interessi appunto francesi, tedeschi, italiani in diverse aree del mondo divergono, ci facciamo lo sgambetto anche solo per ragioni commerciali. Se un paese acquista macchinari, non per forza militari ma anche industriali, dalla Germania, beh, vuol dire che non acquisterà i prodotti concorrenti fatti in Francia o in Italia. Quindi pensare di poter avere un'integrazione è impossibile. Potremmo forse perseguire l'obiettivo concreto, ragionevole, di aumentare la condivisione di informazioni rispetto a minacce che condividiamo tutti e che consideriamo, ma questo esiste già in ambito NATO, esiste già. Il rischio, vedete, è quello di restare fuori dai club che contano. Gli anglo-americani, fin da dopo la Seconda Guerra Mondiale, con australiani, neozelandesi e canadesi, hanno creato il club dei Five Eyes. Io ho visto in Afghanistan cosa significa, che chi è dentro questo club ha accesso in tempo reale a tutte le informazioni di intelligence, a tutto il flusso di informazioni di intelligence. Chi non è dentro a questo circuito, cioè gli italiani, cioè i francesi, cioè gli olandesi, gli altri alleati comunque, hanno accesso alle informazioni limitate che il club dei Five Eyes decide di condividere con gli alleati. Quindi qual è la lezione appresa, visto che parliamo di intelligence? Che noi dobbiamo rafforzare assolutamente le nostre capacità nazionali. Se poi in futuro il sogno europeo politico diventasse una realtà, beh, avremo qualcosa di più importante da condividere. Ma fino ad allora noi dobbiamo cautelarci da qualunque tipo di minaccia, anche quella portata o potenzialmente portabile dai nostri partner e alleati. Quello che ci ha insegnato la storia del dopo guerra fredda è che gli alleati sono sempre molto poco affidabili e che tutti sono nostri competitor. Non lo saranno sul piano strategico, chi non lo è sul piano militare lo è sul piano commerciale. Quindi la vera lezione da apprendere credo sia quella di potenziare le capacità nazionali, e questo vale anche per quegli assetti che servono a proteggere le nostre infrastrutture critiche, quindi la cyber security, l'intelligenza artificiale. Prima l'onorevole Basso parlava dell'autonomia dei sistemi d'arma. Beh, in America un recente rapporto, non disinteressato, ma presentato al Congresso dalle principali aziende che operano in questo settore, ha bacchettato la classe politica americana dicendo che investono poco in intelligenza artificiale, che non hanno politici che abbiano una visione aperta verso il futuro, e raccomandano di sviluppare sistemi d'arma autonomi, dicendo che russi e cinesi lo stanno già facendo. Ovviamente l'America è la terra delle lobby, almeno là sono ufficiali, anche da noi, anche noi siamo terra di lobby, da noi è tutto più meno ufficiale, ma e questo ci dice che su questo dibattito di queste tecnologie nuove, beh, anche gli americani si giocano il ruolo futuro di quella grande potenza. E noi europei dovremmo, sicuramente siamo più indietro sul piano degli investimenti, sul piano anche della visione di queste cose. Io ad esempio ho visto che in Italia solo da poco tempo si è capita la necessità di poter disporre di aziende capaci di produrre, progettare, sviluppare e produrre sistemi di cyber security nazionali.
Perché è fondamentale? Perché se continuiamo, come si fece in passato, ad affidarci a società americane, russe, adesso gli israeliani da alcuni anni sono al top in questo tipo di tecnologie, beh, difficilmente potremo avere un'autonomia strategica reale, perché affidare a paesi stranieri o aziende straniere la protezione dei dati sensibili delle nostre infrastrutture, beh, significa sicuramente crearci delle voragini di sicurezza sulle quali domani potremo pagare prezzi molto elevati. Finalmente in Italia abbiamo società che producono cyber e sviluppano prodotti cyber nazionali. Io credo dovremmo, anche per chi fa politica, qui mi rivolgo all'onorevole Basso, insomma, spingere sul fatto che questa autonomia nazionale poi possa consentire lo sviluppo di politiche europee, ma intanto concentriamoci sul fatto, tanto di accettiamo il fatto che abbiamo bisogno di investire in questo settore e cerchiamo di sviluppare capacità nazionali, che vuol dire anche sviluppare aziende di grossa entità, gruppi importanti che possano sviluppare questo tipo di progetti e di prodotti di intelligenza artificiale e di cyber. La tendenza è quella in tutto il mondo, quella di accorpare anche tante piccole aziende, partite come startup che in questo settore hanno fatto cose strabilianti. Oggi la tendenza è quella di accorparle, perché ovviamente sui mercati importanti, su quelli globali, la dimensione non solo fa capacità finanziaria di portare avanti lo sviluppo di prodotti, ma determina anche la capacità di resistere ai tentativi di assorbimento da parte di grandi gruppi stranieri. Volevo aggiungere qualche cosa, poi lascio spazio alle vostre domande, sulla differenza di interessi che abbiamo rispetto agli Stati Uniti e anche alla Gran Bretagna. Ma vedete, oggi gli Stati Uniti più che mai spingono perché adottiamo una politica forte nei confronti di respingimento nei confronti della Cina e nei confronti della Russia. Io non credo che l'Europa o l'Italia debbano, come vedo un po' il dibattito politico, un po' sterile in questo senso. Noi dobbiamo, qualcuno dice, dobbiamo aprirci a un paese importante come la Cina, che ha una capacità di cooperazione internazionale sul piano economico e tecnologico fondamentale. Qualcuno dice no, noi dobbiamo invece tutelare, difendere gli interessi, la nostra appartenenza al blocco occidentale, la nostra alleanza con gli Stati Uniti. E quello che mi pare manchi in questo dibattito è un'analisi degli interessi nazionali. Io personalmente credo che non dovremmo avere nulla a che fare con la Cina, anzi, quando sento dire, e mi consentirete la battuta, che per ragioni geopolitiche non dovremmo adottare il vaccino Sputnik russo, dico bene, può essere una ragione valida, ma se la buttiamo in geopolitica, allora tutto il mondo dovrebbe fare un embargo gigantesco e magari anche una guerra contro la Cina, visto quello che hanno scatenato con questo virus. Allora, a parte le battute, che però insomma forse hanno anche diritto di cittadinanza su questo tema, se me lo consentite, quello che mi pare manchi è una valutazione nazionale ed europea su quali interessi vogliamo perseguire, al di là del fatto che i russi ci sembrino buoni o cattivi, che vogliamo stare con gli americani e non con i cinesi. Cioè, non tanto decidere con chi stare e con chi no, ma decidere dove vogliamo andare. E questo è un po' il vero vulnus dell'Europa, che non è militare, che non è tecnologico, che non è politico, ma che non è finanziario, ma è fondamentalmente politico. E credo che un giorno dovremo fare i conti col fatto che finalmente la classe politica europea negli ultimi 20 anni si è, a livello di capacità di visione, di progettazione politica, si è terribilmente impoverita, probabilmente anche in concomitanza con lo sviluppo di una centralità diversa in Europa, che non è più quella della politica, ma è quella della grande finanza. E poi c'è un'ultima questione sulla quale voglio intrattenervi un attimo, che è quella operativa, nel senso che noi abbiamo come Europa una capacità oggi finanziaria, economica, militare, tecnologica, che non ha paragoni col passato. Abbiamo capacità anche belliche
veramente notevoli, ma che non siamo in grado, che non siamo capaci di esprimere. Per cosa siamo pronti a combattere? Per cosa sono pronti a combattere gli europei? Questa è una domanda che dobbiamo porcela, perché al di là della potenza che possiamo avere, è la capacità di esprimerla che fa la deterrenza, cioè quel principio in base al quale i nostri avversari, i nostri rivali, i nostri competitor dicono: beh, quelli se si arrabbiano sono un po' cattivi e sono anche ben armati, quindi meglio lasciarli stare. No, il principio per cui io non attacco, perché so che quello che attaccherò mi potrebbe fare molto male. È un principio che non esce dai vicoli di qualche basso fondo, ma è un principio sul quale durante la Guerra Fredda abbiamo garantito, se non la pace, la non distruzione totale del mondo, e meno del nostro mondo, no? Il concetto del MAD, quello della reciproca distruzione assicurata, è quello che ha impedito alle potenze del blocco sovietico e della NATO di affrontarsi in un conflitto che sarebbe stato inevitabilmente nucleare e senza vincitori, ma solo con sconfitti distrutti dalle potenze dalle armi atomiche. Però oggi, se noi guardiamo l'impegno militare europeo in Africa, soprattutto in Europa, nelle aree di crisi europee, beh, noi siamo limitati a missioni di advisor, di consiglieri militari, di addestramento e di mentoring, diamo una mano alle forze militari di qualche paese africano, della Somalia, del Mali, di altri. Non abbiamo un ruolo come Europa operativo, fattivo, neanche nel combattere quel nemico jihadista sul quale, ad esempio, tutti noi dovremmo convenire, o sembra che si convenga a tutti, sul fatto che quello è veramente un nemico. E come dicevo all'inizio di questo intervento, la Francia sta cercando di trainare l'Europa a sostegno del suo impegno militare sempre più impegnativo, sia in termini di caduti che di impegno finanziario, nel gigantesco Sahel, grande come l'Europa, dove i francesi hanno 5.000 soldati, e l'Europa forse tutti insieme riusciremo a mandarne un migliaio, ma forse sono troppo ottimista. A questo proposito, alcuni anni fa negli Stati Uniti c'era una battuta che circolava interessante sulla nostra partecipazione europea al conflitto afghano, in cui si diceva: l'Europa ha 2 milioni di soldati, ma non riesce a mandarne più di 20.000 a combattere in Afghanistan. E come dicevo all'inizio, ci sono difficoltà in termini di proiezione a lunga distanza delle forze, ma ci sono anche soprattutto difficoltà politiche. Oggi quanti caduti potremmo sopportare in qualunque paese europeo affrontando un conflitto? Possiamo sbarcare in Libia e essere sicuri che dopo 50 caduti non ci siano crisi di governo che ci impongono di ritirarci? Qual è la capacità di sostenere una guerra in termini anche militari e di caduti, non solo nostri, ma anche di vittime che inevitabilmente provocheremmo in un conflitto, vittime anche civili, perché voi sapete che ogni formazione asimmetrica, gruppi di terroristi, di guerriglieri, usano come mettono le loro basi sempre di fianco a obiettivi civili, sapendo che la nostra sensibilità verso i danni collaterali è molto forte. E quindi concludo con questa valutazione perché oggi va di moda parlare di questa resilienza, ma ne parliamo in proposito del Covid, no? Questa capacità di superare, di affrontare urti, shock, traumi, ma in realtà io ho l'impressione che ci riempiamo la bocca di una resilienza che non esiste, perché basti solo pensare al dibattito che abbiamo visto in quest'ultimo anno di epidemia, in cui molti hanno paragonato il Covid a una guerra. Attenzione, la differenza probabilmente più semplicistica è che col Covid restiamo chiusi in casa comodamente, nelle nostre comode case, e in una guerra le nostre case forse verrebbero distrutte e dovremmo abbandonarle, come qualcuno forse che ha qualche anno oggi ricorda. Anche il fatto che abbiamo genericamente messo a paragone un'epidemia che ha una mortalità dello 0,20-0,40%, lo dice il professor Palù, io non sono un esperto di virus, di fronte, paragonato a una guerra, ci dice chiaramente che a livello politico, a livello sociale e temo anche a livello militare, abbiamo perso di vista cosa significa una guerra, il vero significato della parola guerra. Faccio un esempio semplice: a El Alamein in una settimana morirono 20.000 soldati fra quelli dell'asse e gli alleati.
però per noi occidentali, morirono in una settimana, per noi occidentali circa 3.600 caduti in Afghanistan in 20 anni sono stati troppi e abbiamo dovuto ritirarci o ci stiamo ritirando. Quindi abbiamo ancora una capacità di affrontare il tema militare e quindi bellico dandogli le sue giuste dimensioni? Siamo ancora capaci di affrontare, di pensare a qualunque trauma vero con una vera resilienza, con una disponibilità a pagare il prezzo? E parliamo anche in termini di epidemie, potrebbero arrivare virus con mortalità tra i malati del 30-40%, cosa faremo? Ci nasconderemo tutti dentro una fossa comune? Cioè la capacità che stiamo dimostrando in Occidente, in Europa in particolare, di affrontare difficoltà, traumi, in questo caso epidemie, ma che non sono tra le più gravi che potrebbero capitare, perché chi ha visitato altri continenti sa che ci sono in giro virus con mortalità ben più alte e che da noi finora non sono arrivate. Però non abbiamo mostrato una capacità di affrontare l'emergenza come invece forse pensavamo di essere pronti a farlo. Basti pensare, e mi limito all'Italia, che dopo più di un anno in cui abbiamo tutti capito e abbiamo dichiarato tutti che stiamo pagando in termini di capacità di ricovero la chiusura di tanti ospedali, in più di un anno, con i soldi che abbiamo messo sul tavolo, non siamo stati capaci di aprirne neanche uno di quelli che avevamo chiuso. E allora non voglio continuare su questo, avete capito qual è il significato che voglio esprimere. Siamo riusciti addirittura a trasformare, e concludo perché così concludo il cerchio, le forze armate, almeno per come le presentiamo e per come se ne parla, in una mega ASL. Ho sentito l'intervento del ministro Guerini l'altro giorno alle Camere e l'ho trovato molto interessante e condivisibile, ma una buona parte degli argomenti di cui oggi parliamo, quando parliamo di forze armate, sono legati all'intervento in questo momento di epidemia di virus, non tanto alle prospettive di avere forze militari capaci di combattere domani i conflitti. E questo lo ritengo un problema grave, perché mentre è vero che abbiamo una contingenza, quella del virus, che ci impone di stare su quell'argomento, anche se forse ci siamo dimenticati tutto il resto, perché è un anno che non si riesce a vedere un notiziario, a leggere un giornale che non parli solo ed esclusivamente o quasi di virus, dall'altro c'è un mondo intero che non è il nostro, che continua a portare avanti le sue agende e a fare e gli interessi nazionali. Qualche tempo fa, e concludo davvero, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, ha fatto un intervento alle Camere pigliando ad esempio un conflitto, quello che forse voi vi occupate di questi temi, avete seguito, che è quello fra azeri e armeni in Nagorno-Karabakh nel novembre dell'anno scorso. Quindi non un conflitto tra grandi potenze, ma tra due paesi che erano riusciti a mettere insieme un po' di armamenti ex sovietici e qualche nuovo armamento, dai droni kamikaze, munizioni circuitanti, a qualche missile balistico. Il generale Vecciarelli ha detto chiaramente in commissione che in un conflitto di quel tipo tra armeni ed azeri, non fra cinesi e americani, noi non saremmo stati in grado di sostenerlo, sia in termini di capacità di combattere più di qualche giorno, sia perché contro certi tipi di armi impiegate in quel conflitto, e lo ripeto, da armeni e da azeri, non da grandi potenze, noi non avremmo potuto opporre nessuna forma di resistenza. Allora concludo veramente dicendo questo: attenzione a non perdere di vista gli obiettivi fondamentali, che ci serve una politica strategica, ci serve un'autonomia strategica, ci serve come nazione, ci servono forze armate capaci di far fronte alle minacce vere, alle minacce militari, e se possono dare una mano durante un'epidemia ben venga, ma che non diventi questa la loro ragion d'essere, e ci serve una capacità nazionale forte in questi settori anche per poter essere propositivi, efficaci, e anche per essere, come posso dire, per essere anche persuasivi con i nostri partner e alleati in ambito Unione Europea. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie infinite a Gianandrea Gaiani.
la piattaforma Teams ha retto abbastanza, perché insomma eravamo dai 150, adesso direi siamo in 154 fino anche a 180. E ringrazio i tutor del Master in Intelligence, Marco, Alessandra, Nunziana, che ci hanno supportato e hanno reso possibile il collegamento, i link. E adesso vi faccio una proposta, nel senso che chiedo ai giornalisti di intervenire come se fosse una conferenza stampa, con telecamera però spenta, come ho fatto io, per ragioni di tenuta della piattaforma, e con microfono acceso. Quindi basta accendere il microfono e potete parlare. Ecco, vi chiedo una domanda, domande brevi, ecco, ne raccogliamo una, due, tre, e dopo le passiamo a Gianandrea Gaiani che ci risponderà. E aggiungo un'altra cosa nel frattempo che qualcuno accende il microfono, e aggiungo il fatto che è stato molto competente Gianandrea, ha fatto una relazione notevole, avete visto, come giornalista embedded, ma anche come giornalista che conosce le istituzioni. Recentemente ha fatto un'audizione proprio alle commissioni permanenti della difesa della nostra Repubblica, per esempio, è stato chiamato dalla commissione, mi pare dalla commissione difesa del Senato, e quindi, come dire, ha le mani veramente in pasta, come avete sentito. E però ha fatto anche riferimenti giuridici, perché avete visto, ha accennato al fatto che se fossimo una federazione l'Europa, accadrebbero molte cose, come la condivisione dell'intelligence, come i risparmi nella difesa, però sappiamo che da altri punti di vista questo tema non è attuale, cioè quello di una federazione europea. E io attendo sempre qualcuno che, come in una conferenza stampa, sì, faccia... fare, ecco, io, perfetto, ottimo, grazie. Una domanda, rimanendo nell'ambito nazionale, perché la relazione è stata molto interessante, ma noi abbiamo un problema sulla questione dell'esercito, è l'articolo 11 della Costituzione, come può essere affrontata questa questione? Assicuro che Glauco, dico solo il nome, non è stato da me pagato, perché anche lì c'è un riferimento alla Costituzione. Grazie. Io volevo fare un'altra domanda. Prego. Raccogliamo due o tre domande. E adesso c'è Gerardo, grazie infinite. Allora, volevo chiedere, l'entrata nella NATO di Repubbliche ex sovietiche ha spostato un po' l'equilibrio, ecco, verso la Turchia, per intenderci, oppure rimaniamo ancora nell'ambito del patto atlantico, quindi verso l'Occidente? Ottimo, grazie di questa domanda, Gerardo. C'è spazio per una terza, se volete. Grazie, posso formularla? Sì. Grazie. Allora, io volevo sapere qualcosa di più sulla Cina. La Cina, appunto, che è un paese con una capacità di espansione esponenziale in tanti settori, dalle infrastrutture al commercio ai trasporti. Invece, per la parte, appunto, del settore difesa, qual è il punto di vista del professore? Grazie. Grazie infinite per le ottime domande. Gianandrea, a te le risposte di queste tre domande, quelle di Glauco, sì, di Gerardo e di Tiziana, articolo 11, le repubbliche ex sovietiche nella NATO e poi la Cina nella difesa. Certo, grazie a tutti e tre. Ma l'articolo 11 ci impedisce di condurre guerre d'aggressione, ma non ci impedisce di far parte di organismi internazionali come la NATO, sotto la quale abbiamo condotto guerre d'aggressione, perché la guerra contro i serbi nel 96, nel 95 in Bosnia, nel 99 in Kosovo può essere considerato una guerra d'aggressione. L'intervento in Afghanistan e anche in Iraq, anche se poi noi italiani siamo andati in Iraq all'interno di una, parlo del 2003, di una risoluzione dell'ONU. Insomma, la nostra Costituzione ci impedisce di condurre guerra d'aggressione, ma non ci ha mai impedito di partecipare a sforzi internazionali. Quando erano dentro l'ambito, appunto, di una risoluzione ONU, solitamente ci siamo mossi senza esitazione. Io direi anche contro i nostri interessi, perché
abbiamo partecipato alla guerra contro Gheddafi nel 2011 in Libia, da un lato eravamo obbligati a farlo perché se non fossimo stati nella coalizione i francesi non vedevano l'ora di bombardare le nostre infrastrutture dell'ENI, ma dall'altro ci siamo tirati la zappa sui piedi perché abbiamo deposto un uomo, un leader, Gheddafi, un dittatore, col quale solo 2 anni prima avevamo stretto un accordo militare, un'alleanza in base alla quale si vietava a entrambi i paesi di non solo di farsi la guerra, ma di prestare il proprio territorio a paesi terzi che volessero usare quelle basi, quel territorio, per attaccare l'Italia o la Libia. Quindi non ci ha impedito l'articolo 11 di compiere un altro 8 settembre nei confronti di qualche nostro alleato, in quel caso Gheddafi. In realtà, quello che a mio parere, la sua domanda mi piace, perché da un lato noi spesso parliamo dell'articolo 11 ma non andiamo una limitazione di costituzionale che è stata che condividiamo con altri due paesi, anche loro sconfitti nella seconda guerra mondiale, che sono la Germania e il Giappone. Il Giappone lo sta rimuovendo, ad esempio il Giappone ha un limite alla spesa militare che è dell'1% del PIL e sta rimuovendo questo limite. Ovviamente l'1% del PIL del Giappone è una cifra molto ma molto consistente, visto che è la terza potenza economica mondiale per prodotto interno lordo. Ma quello che dovremmo forse fare è un salto di qualità, un passo avanti, al di là del fatto di valutare quanto questo articolo 11 sia ancora oggi, 70 anni dopo la fine della guerra, un limite o un valore per l'Italia, ma valutare invece di fare un passo avanti importante, che è quello di definire quali sono i nostri interessi nazionali, qual è la nostra politica di difesa e oltre quale limite di tensione siamo pronti a intervenire con le armi che peraltro abbiamo, non ci dimentichiamo, l'Italia è ancora nel G8, tra le prime 8 potenze economiche mondiali, ha la marina più importante del Mediterraneo e in termini militari assoluti è una grande potenza nel Mediterraneo. Per la seconda domanda, l'allargamento. Chiedo scusa a Gianandrea, devo interrompere perché c'è un microfono che è acceso e disturba fortemente. Allora, per favore, non fatemi usare poteri repressivi su questo e vi chiedo solo di essere gentili e cortesi. Grazie. Per quanto riguarda invece l'entrata nella NATO dei paesi che prima erano nel patto di Varsavia, Repubblica Ceca, beh, allora era Cecoslovacchia, insomma, Cechi e Slovacchi, l'Ungheria, la Polonia. Beh, questo di fatto ha creato qualche difficoltà ai russi. La Romania, la Bulgaria, ma soprattutto la Polonia, paesi che, come la Polonia in particolare, che ha un atteggiamento molto, molto, diciamo, di contrapposizione verso la Russia. Quando oggi, io infatti spesso contesto le valutazioni che fa la NATO, no? La NATO sostiene che la Russia minacci i paesi della NATO. Nella NATO sono entrate anche le 3 repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, la cui storia le ha sempre viste dalla loro nascita dopo la prima guerra mondiale, divise fra il martello russo e l'incudine tedesca. Beh, oggi la loro presenza all'interno dell'Alleanza Atlantica rappresenta una minaccia per la Russia. Basti pensare che l'enclave di Kaliningrad russa è stretta fra paesi della NATO. Per quello, quando oggi si dice i russi minacciano la sicurezza dell'Europa, beh, insomma, io devo dire non solo che la NATO spende 1.000 miliardi di dollari all'anno per la difesa e la Russia 70, e se ce ne ha qualcuno nascosto forse arriva a 100, quindi sempre 10 volte di meno, ma non sono i russi che sono arrivati a Francoforte, è la NATO che è arrivata vicino ai confini russi e che con la rivoluzione o colpo di Stato, ognuno lo chiama come vuole, in Ucraina nel 2014, beh, insomma, l'Ucraina ha chiesto di entrare nella NATO come la Georgia. Se un giorno questo dovesse accadere, beh, questo aumenterebbe molto le tensioni con i russi. Non è un caso che la risposta strategica russa, che non è solo militare ma anche politica, perché Putin è temibile perché ha una capacità di visione e di elaborazione politica probabilmente senza rivali oggi in Europa, io considero anche la Russia parte dell'Europa, certo non dell'Unione, la Russia si è
riuscita a giocare un'operazione importante con la Turchia. Vedete, la Turchia, nella fine del 2015, i turchi abbatterono un aeroplano russo, che era la Russia era appena intervenuta in Siria, per fermare i ribelli sostenuti anche dai turchi, ma anche dall'Occidente, dagli americani, che volevano far cadere Assad. Beh, molti si aspettavano che la Turchia avrebbe subito una rappresaglia fortissima da Mosca. Mosca non ha fatto rappresaglie sui turchi, ma gradualmente ha portato la Turchia ad essere il suo partner. La guerra in Nagorno-Karabakh l'hanno conclusa turchi e russi, i russi in particolare, ma con un via libera anche di Ankara. La guerra in Siria oggi ha due arbitri, i russi e i turchi, e quella in Libia ugualmente. Quindi sottraendo la Turchia, parzialmente sottratta all'orbita occidentale, a quella della NATO, non a caso i turchi vogliono comprare, hanno comprato equipaggiamenti militari russi facendo arrabbiare molto gli americani, beh, questa è una risposta che la Russia ha dato a quell'allargamento a est della NATO, che è ovviamente percepito a Mosca come una minaccia. Se domani, faccio solo questo esempio, se domani i militari americani, anche fuori dalla NATO, entrassero in Ucraina o l'Ucraina entrasse nella NATO, beh, le armi della NATO sarebbero a 300 km da Mosca. Provate a immaginare cosa succederebbe se i russi schierassero le proprie forze militari a 300 km da Washington. Se facciamo questo rapido esempio, seguendo questo rapido esempio, possiamo percepire quello che è la sensibilità russa nei confronti di questo ampliamento forzato a est della NATO. E ultima domanda, Tiziana. Sì, la Cina militare, la Cina sta vivendo da anni ormai un grande potenziamento militare, che non è solo numerico ma è anche tecnologico. La Cina ha copiato, anche rubando per molti anni con i loro hacker segreti dalle banche dati di grandi aziende della difesa occidentali, ha copiato dai russi, ha comprato aerei dai russi, la Russia è ancora un grande cliente della Cina, ma oggi è in grado, sta riuscendo in parte a sviluppare capacità tecnologiche militari indipendenti. È un grande esportatore di armamenti, per lo più ferro, cioè blindati, artiglieria, però sta producendo anche sistemi elettronici di intelligenza artificiale di ottimo livello. Sta migliorando soprattutto le sue capacità aeronautiche, sta riducendo numericamente il suo esercito, che una volta era gigantesco, oggi si limita a 2 milioni di soldati, si limita. Teniamo conto che l'esercito cinese, come le forze di polizia, di sicurezza interna, devono fare i conti anche con tensioni interne di cui noi in Occidente abbiamo solo informazioni sommarie. In diverse province ci sono difficoltà, non pensiamo solo al Tibet ma anche al Xinjiang. Le forze armate cinesi devono essere anche pronte a dare supporto alle forze di sicurezza qualora ci fossero rivolte, perché la Cina è comunque una dittatura, forse insieme alla Corea del Nord l'ultima grande dittatura di stampo comunista, almeno sul piano politico. Poi sul piano economico forse potremmo parlare di capitalismo selvaggio, ma è ancora un paese dove milioni di persone possono essere spostate da una zona all'altra del gigantesco paese per ragioni economiche, noi lo diremmo deportate, insomma, per cui la Cina ha grandi, deve tenere il tappo anche a tante tensioni interne, ma sta puntando sul piano militare, ad esempio quello navale, ad assumere con un atteggiamento aggressivo un ruolo di leadership incontrastata nel Mar Cinese meridionale, quindi quella zona degli arcipelaghi che è attraversata dal traffico delle petroliere che dal Giappone e dalla Corea, che dal Medio Oriente raggiungono il Giappone e la Corea, ma è anche pieno di arcipelaghi che sono contesi tra tutti quegli stati. Ed è anche la zona dove la tensione fra le due Cine, quindi con Taiwan, sta assumendo sempre di più una dimensione militare. Quindi non è un caso che già dai tempi di Barack Obama gli statunitensi abbiano deciso di dislocare nel Pacifico il 60% delle loro forze militari, e questo ha contribuito a determinare una riduzione anche del ruolo della presenza militare americana in Europa e più recentemente anche in Africa.
Grazie, grazie infinite sempre alla competenza di Gianandrea Gaiani che a 360 gradi ci ha parlato di autonomia strategica e difesa europea. E ripeto, c'è la possibilità di scrivere in chat, io vi leggo, vi riassumo le domande e così via, oppure c'è la possibilità, perché siete tutti 151 adesso collegati ai relatori, di accendere il microfono e fare una breve domanda. Io aspetto l'accensione di qualche microfono, sento un rumore, quindi ottimo, via. No, non c'è la domanda, io approfitto per farne una io e volevo un po' sentire l'opinione di Gianandrea Gaiani su Biden. Ovviamente è stato un po' qualificato nella conferenza di Monaco sulla sicurezza come atlantista ma generico. Cioè non ha spiegato sui fondi della NATO che cosa intende fare e quindi qui c'è il problema che è un po' emerso anche nelle ultime cose che dicevi, cioè se per gli Stati Uniti l'Europa è ancora centrale, strategica, l'IMES ritiene di sì, nel senso che l'Europa è il più grande mercato e quindi comunque è importantissima per gli Stati Uniti l'Europa, altri invece ritengono che la geopolitica ormai si sia spostata, come anche un po' l'economia, tendenzialmente in Asia, quindi noi siamo meno importanti e quindi si può rinunciare ovviamente progressivamente anche ai fondi degli Stati Uniti per la NATO. Quindi questa è una mia prima domanda su Biden, l'interpretazione di Gianandrea Gaiani su Biden, ma vorrei che si aggiungessero altre domande perché siete stati bravissimi e vi ringrazio e avrei molto piacere che ci fossero altre domande, abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo circa e quindi possiamo cercare di sfruttare un po' Gianandrea Gaiani che, come avete visto, ha una competenza sotto diversi versanti, oltre l'ambito militare, perfettamente sull'ambito delle relazioni internazionali. Beh, tanto ti rispondo su Biden, se vuoi, Guglielmo. No, vorrei aspettare magari qualche altra domanda, perché se no io ne ho altre due o tre. Questa è la minaccia militare che io faccio. Se non fate domande, ne faccio io tre. Ah, ecco, vedete che funziona. Purtroppo la minaccia funziona. Grazie infinite. Parli pure. Lorenzo da Bologna. Ottimo. Io vorrei porre una questione su un altro player, l'India. Che funzione può avere per sostanzialmente circondare con la Belt la Cina? Grazie. Ottima domanda all'amico e collega Lorenzo Borghi, collega del Foro di Bologna come il sottoscritto. E io accoglierei qualche altra domanda perché poi ci avvieremo alla conclusione con le risposte di Gianandrea Gaiani. Avrei piacere che ci fosse almeno un'altra domanda. Vediamo se c'è, se qualcuno così vince un po' la timidezza. Basta accendere il microfono, non c'è neanche la telecamera, quindi allora ne faccio io una, due, e questa è una minaccia, intanto ne faccio una, poi se non ne fate altre ne faccio un'altra, minacce sempre. Allora, il tema della sicurezza olistica, cioè per esempio con la pandemia abbiamo visto... Si è attivato l'audio. C'è una domanda? Eustachio Cazzola. Perfetto, da Monopoli, benissimo. Si sente? Benissimo, mi pare che hai sentito anche già l'altra volta, ci fa molto piacere. Una semplice curiosità, ma noi possiamo realmente essere un pericolo per la Russia, perché in fin dei conti anche i vari sconfinamenti degli aerei russi sul territorio europeo, questa sensazione di controllo continuo, cioè noi siamo un pericolo per la Russia come Europa. Non dico come Italia, come Europa, grazie. Bene, grazie infinite a Eustachio che mi pare sia intervenuto anche in un'altra occasione, ma comunque per ora ci sono tre domande, la mia su Biden e poi quella di Lorenzo sull'India e poi quella di Eustachio sul fatto che noi, bisogna vedere chi ovviamente, Italia, Unione Europea, Occidente, eccetera, eccetera, se noi siamo un pericolo per la Russia. Grazie, la parola a Gianandrea Gaiani.
Grazie, grazie a voi. Biden, io ho sempre pensato che al di là delle contrapposizioni politiche interne, l'approccio americano verso la difesa e la sicurezza cioè, non cambi col cambiare delle amministrazioni. Obama era molto critico sulla Germania perché considerava la politica dell'austerity che la Germania aveva imposto finanziariamente all'Europa un freno all'economia mondiale, ed è esattamente la stessa cosa che magari non con il linguaggio da avvocato che aveva Obama, ma con metodi un po' più, con un approccio un po' più rude, ha portato avanti Trump. Quindi anche sulla NATO, quando si diceva ma Trump è nemico della NATO, no, Trump vedeva la NATO come paesi europei che devono pagare di più gli americani per la loro sicurezza, che non è un tema nuovo, è un tema che anche Biden sta portando avanti, l'amministrazione Biden potrebbe portare avanti. Difficile adesso dopo 2 mesi dire cosa farà Biden. In realtà l'obiettivo è quello di condizionare l'Europa nelle sue scelte strategiche, e per questo gli americani potranno ridurre la loro presenza in Germania, in Europa, lo faranno, lo stanno facendo, forse torneranno indietro sui loro passi, ma comunque rispetto a 15 anni fa ci sono molti meno soldati americani in Europa. Ma la presenza americana in Europa resterà, perché finché gli americani sono in Europa riescono a condizionare anche la politica europea nei confronti della Russia. Così mi allaccio anche alla terza domanda. Riescono ad avere un trampolino per muoversi verso il Caucaso, verso l'Africa e nel Mediterraneo, che anche se qualcuno, qui si fa spesso la classifica delle aree strategiche più importanti del mondo, ma le aree strategiche, il mondo globalizzato ci dice che le aree strategiche possono essere ovunque. È vero che in Asia oggi c'è forse la maggiore concentrazione di ricchezze e forse anche di risorse, ma il Mediterraneo, negli ultimi, che molti consideravano ormai periferico, negli ultimi 2 o 3 anni ha vissuto una bella serie di situazioni di crisi che lo hanno riportato a essere al centro dell'attenzione. Poi è vero che la presenza militare americana nel Mediterraneo è venuta meno, ma io ritengo questo, che la grande strategia americana, che non cambia con i suoi presidenti, ma che ormai da qualche anno è ben evidente, a mio parere dall'epoca di Obama, è che l'America, per restare l'unica grande potenza globale indiscussa, ha solo una possibilità, che è quella di seminare un sacco di guai presso i suoi competitor e rivali. E lo ha fatto, perché le primavere arabe incoraggiate da Obama hanno determinato la destabilizzazione di ampie aree del Medio Oriente. E questo è stato un problema soprattutto per chi al Medio Oriente e al Nord Africa è vicino, cioè noi europei. Ma noi europei siamo alleati degli americani? Sì, nella NATO sì, ma siamo però competitor commerciali, economici, siamo rivali, potremmo essere grandi competitor politici. Per cui io penso che Biden non cambierà l'approccio verso la NATO, che è quello di mantenere la presenza, di continuare a cercare di venderci più armi possibile, perché più noi compriamo americano e meno si consolida quella capacità industriale europea di produrre sistemi d'arma avanzati che competerebbero, che possono già, in molti casi competono con gli americani sui mercati globali. L'America non si fa scrupolo di comprare quello che gli serve dall'Europa. Pensiamo che le prossime navi da guerra, le fregate dei lanciamissili americane, sono quelle di Fincantieri, che però sono italiane, le FREM, derivate dalle FREM, che verranno però prodotte da un cantiere di Fincantieri nel Wisconsin, negli Stati Uniti, e che sopra il ferro delle navi impiegheranno alta tecnologia made in USA. Cioè, gli americani manterranno questa capacità perché è nel loro interesse farlo, sono una potenza globale, devono essere presenti ovunque, stanno riducendo la loro presenza in Africa, certo, ma non rinunceranno a una loro presenza in Africa. Sono stati i propulsori, insieme a alcuni paesi europei, io chiamo il colpo di Stato del Maidan in Ucraina, qualcuno la chiama rivoluzione, dipende dai punti di vista, ma hanno destabilizzato l'unico paese attraverso il quale passavano i gasdotti che portavano il gas russo all'Europa.
abbiamo destabilizzato sottraendolo all'influenza russa, un'operazione militare e geopolitica non indifferente che ha creato, fatta con un preciso intento, quello di trasformare quel legame che c'era fra Russia ed Europa in una cortina di ferro nuova, in una barriera. La Germania non ha secondato completamente questo principio, basti pensare al gasdotto del Baltico, e gli americani continuano ad avere un approccio critico verso la Germania. Non ci dimentichiamo che dopo la crisi in Ucraina Obama venne in Europa dicendo: non comprate il petrolio dei russi, ma compratelo, scusate, non il petrolio, il gas, ma compratelo da noi. L'America è anche diventata un grande esportatore di petrolio, esporta più petrolio del Kuwait l'America oggi, anche in Italia e anche in Europa, ma si è offerta di diventare l'esportatore di gas, si offrì allora con Obama, ovviamente quel gas doveva essere liquefatto, imbarcato su navi, poi rigassificato in Europa, perché non c'è un gasdotto che unisca, che attraversi l'Atlantico, e questo lo rendeva molto più caro di quello russo. Per cui insomma questa serie di scenari che io salto di palo in frasca dall'aspetto militare a quello strategico a quello economico, però ci dicono che l'America con qualunque presidente manterrà l'interesse a sostenere la NATO, anche se la NATO militarmente oggi è difficilmente impiegabile. Io penso, a volte facendo qualche provocazione, tempo fa a un convegno dissi: ma proviamo a immaginare, teniamo conto della predisponibilità a sostenere conflitti che abbiamo noi europei in generale. Se domani i soldati russi invadessero 100 metri quadri di Lettonia, quindi articolo 5 della NATO, paese invaso, tutti a combattere contro l'aggressore, quanti paesi manderebbero oggi truppe a fare la guerra ai russi? Ovviamente è una battuta ed è un paradosso. Però la NATO serve come strumento di influenza politica per impedire che l'Europa e la Russia tornino a saldarsi. D'altra parte, concludo, se guardiamo la storia, gli americani e anche i britannici, quando sono intervenuti militarmente in Europa? I britannici quando sbarcarono in Europa, quando Napoleone l'aveva conquistata quasi tutta, non ce la fece con i russi a Mosca. Sono tornati gli americani in forza nella prima guerra mondiale, verso la fine, quando sembrava che i tedeschi, raggiunto l'accordo a loro vantaggioso per loro di pace con la Russia zarista in ginocchio per la rivoluzione, stavano riversando tutta la loro forza militare sull'ovest, sul fronte occidentale, in Francia, quindi quando la Germania sembrava poter diventare potenza egemone in tutta Europa. E ci sono tornati nella seconda guerra mondiale, quando l'intera Europa era invasa dalla Germania nazista. Quindi tutte le volte che in Europa si rischia di nascere una superpotenza, e recentemente il rischio era di poter connettere in maniera di saldare la potenza energetica e anche militare russa con la grande potenza economica, ma anche militare europea, gli americani scendono in campo. E in questo caso l'hanno fatto con l'operazione Maidan in Ucraina. Quindi non credo che qualunque sia il presidente americano ci sia un cambio in questa linea. Poi ci sono delle differenti sfumature. Trump aveva il suo modo un po' brutale, un po' da cowboy. Biden sicuramente ha un atteggiamento diverso, che forse può essere più simile a quello di Obama, che però era più giovane, era più brillante. Ma non credo che cambino gli interessi degli Stati Uniti. Ebbene, invece mi è piaciuta la domanda, ringrazio Lorenzo, che saluto, tra l'altro mi fa piacere vedere che un po' di noi bolognesi stasera è qua connesso. L'India ha sempre avuto un ruolo di rivale della Cina, anche solo per il conflitto che ebbero negli inizi degli anni 60 sull'Himalaya, le contese che ci sono, ma negli ultimi tempi l'India è diventata a tutti gli effetti una potenza navale, la più grande potenza navale dell'Oceano Indiano, e sta creando rapporti di alleanza, di intese con diversi paesi nell'area del Mar Cinese Meridionale, in particolare il Vietnam e le Filippine, che sono tutti paesi che sentono forte il fiato sul collo della Cina. E quindi l'India è diventato, anche sul piano navale, il rivale asiatico della Cina. Ed è per questo sostenuto dagli Stati Uniti. C'è un accordo militare, forniture militari importanti americane all'India, che hanno anche l'obiettivo di ridurre
la grande mole di armamenti che l'India ha sempre acquistato tradizionalmente in Russia. Ma il sostegno all'India da parte americana ha proprio l'obiettivo di completare anche, diciamo, un po' più a sud quella cintura di sicurezza, di contenimento della Cina, che possiamo geograficamente immaginarla guardando la mappa, che è una linea di contenimento dell'espansione navale cinese che dal Giappone, dal sud del Giappone, raggiunge praticamente l'Indonesia e chiude negli stati della Malacca, anche grazie all'iniziativa indiana. Quindi una sorta di bacino di contenimento di una potenza navale cinese sempre più pretenziose, con aspirazioni di potenza navale globale. La Cina negli ultimi tempi ha mandato navi in visita anche nel Mediterraneo, anche in Paramessina sono arrivate due navi da guerra cinesi. Insomma, la Cina comincia a essere anche sul piano navale una presenza costante in diverse aree del mondo, anche vicino a noi. E quindi l'India, che ha già i suoi interessi, ha una convergenza di interessi con gli Stati Uniti nel contenere il ruolo militare della Cina, tenendo conto che però l'India e la Cina hanno rapporti di interscambio commerciale buonissimi e che sono addirittura in crescita. Questo anche per evidenziare come tante volte le partnership economiche, poi quando si va sul piano militare, geopolitico, mostrano delle contraddizioni, perché paesi che cooperano economicamente in maniera molto stretta, poi sono rivali sul piano militare. Dopo la crisi del Covid qualcosa sta cambiando, perché paesi come il Giappone, che hanno sempre avuto un dorato isolazionismo, stanno aumentando la cooperazione militare con i rivali della Cina, col Vietnam e le Filippine, anche loro in particolare, e con l'Indonesia, e stanno portando avanti una politica di diversificazione. Se l'economia giapponese prima investiva in Cina per produzioni a basso costo, comunque convenienti, oggi il governo giapponese ha stanziato fondi per favorire le aziende che vogliono portare quelle produzioni che prima avevano in Cina in altri paesi dove il costo del lavoro è sempre competitivo, come appunto il Vietnam, le Filippine o l'Indonesia. E questo rappresenta una risposta a quella a cui dovremo riflettere presto, anche credo noi occidentali, a questa epidemia sulla quale i cinesi hanno senza dubbio notevolissime responsabilità, quantomeno sul fatto di aver ritardato per almeno 4 mesi, e anche qui lo dice il professor Palù, lo dicono esperti virologi, la condivisione di informazioni su questo virus, favorendone la diffusione in tutto il mondo. Non ci dimentichiamo che l'OMS, che comunque è guidata da un etiopico molto legato alla Cina, è riuscita ad andare a Wuhan la settimana scorsa, 2 settimane fa, a più di un anno dallo scoppio di quella pandemia. Quindi all'interno di questa crisi nell'Asia Pacifico va inserito anche questo aspetto che è emerso dopo con l'emergenza Covid, che potrebbe avere ripercussioni importanti anche nei rapporti, appunto, o nel rafforzamento dei rapporti, ad esempio, di un paese che si sentono minacciati da Mosca, incluso Taiwan. Per l'ultima domanda, se la Russia possa vedere l'Unione Europea come un pericolo, non credo, perché l'Europa ha cercato in tutti i modi di smorzare i toni della contrapposizione con la Russia, o comunque molti paesi europei, con qualche eccezione, no? Dopo la crisi dell'Ucraina, che non si è ancora risolta perché le forze filorusse controllano ancora qualche provincia del Donbass. Ovviamente le repubbliche baltiche e la Polonia, anche per ragioni storiche, hanno un approccio molto severo nei confronti della Russia, e la Polonia ce l'ha anche nei confronti della Germania, a dire il vero, e anche nei confronti di un'Europa a trazione tedesca. Però diciamo, l'Europa non impensierisce la Russia, perché militarmente l'Europa non è capace di sostenere, neanche di pensare di sostenere un'azione bellica. Forse avrebbe difficoltà ad attuare un'azione bellica difensiva. Certo non ha la capacità politica, non dico militare, politica, di assumere un'iniziativa autonoma nessuna potenza europea, né l'Europa nel suo complesso, perché l'Unione non ha una dimensione militare, come dicevamo prima, concreta.
la Russia cerca la cooperazione con l'Europa. Perché? Perché la cooperazione con l'Europa rappresenta per la Russia la garanzia intanto di non avere avversari temibili sul piano militare. La Russia ha ancora un grandissimo arsenale nucleare che la mette al riparo da qualunque aggressione, ma soprattutto è una garanzia di sviluppo economico per la Russia. L'avere emarginato la Russia dopo la crisi del Maidan è stato un errore strategico per l'Europa fondamentale, e ed è un errore strategico anche per gli Stati Uniti, perché ha costretto Mosca ad avvicinarsi alla Cina. Nella visione strategica russa la Cina è una minaccia, intanto perché c'è un'immigrazione cinese nelle aree strategiche della Siberia che è molto consistente, che sono aree quasi disabitate dove sono arrivati molti cinesi, ma poi perché l'abbraccio con la Cina per la Russia non è conveniente. La Russia è vastissima e ha 140 milioni di abitanti. La Cina è più piccola, ma ne ha 1,5 miliardi. È evidente questo aspetto. La Russia non ha paura dell'Europa, ma vorrebbe un rapporto privilegiato con l'Europa, che farebbe bene a tutti, che era un obiettivo che stavamo perseguendo prima della crisi con l'Ucraina. Farebbe bene a noi europei, perché ci consoliderebbe anche sul piano energetico, ci garantirebbe un'autonomia maggiore. Permetterebbe alla Russia di rafforzarsi economicamente e anche, io credo, di migliorare il suo livello di democrazia e di libertà interne. E quindi però è chiaro che un asse che veda saldata l'Europa con la Russia spaventa le altre grandi potenze. E su questo credo che per una volta americani e cinesi abbiano una convergenza di vedute, ecco, in questo senso. Bene, grazie infinite a Gianandrea Gaiani. Io do qualche informazione di servizio. Prima di tutto ai giornalisti di rimanere collegati, perché ci sarà un appello. Ringrazio i discussant Glauco, Gerardo, Tiziana, Lorenzo ed Eustachio che ci hanno fatto da veri e propri discussant. Per i masterizzandi segnalo che siamo, come ha detto il professor Foresti, che saluto, siamo alla fine del modulo 1, 2, 3 e 8, e quindi avete toccato con mano che cos'è, con questa Lectio Magistralis di Gianandrea Gaiani, la competenza in questi settori, e quindi questo vi servirà come esempio e discussioni attuali come suggerimento per le tesi. Infine ai partecipanti al 25esimo corso di geopolitica, vi ricordo che la prossima lezione, la settima, sarà dedicata al trattato sul divieto del nucleare, quindi continueremo un po' in materia di difesa, sotto l'egida di RuniPace, cioè della rete delle università per la pace, in ambito conferenza dei rettori italiani, e quindi continueremo poi ancora l'approfondimento, concludendo tendenzialmente i nostri incontri del 25esimo corso di geopolitica con Franco Cardini, anche se è prevista fuori busta una lezione di un altro grande amico di storia e del corso di geopolitica, che è Ilvo Diamanti, perché ho notato che sia Gianandrea Gaiani che Ilvo Diamanti si sono collegati proprio nel 2001 alla nostra associazione, quindi festeggiamo anche questo collegamento. Bene, possiamo chiudere, io chiudo la registrazione, che verrà messa a disposizione solo la registrazione audio nel canale di storia su YouTube, e rimango invece a disposizione per tutti gli aspetti burocratici della formazione dei giornalisti. Grazie infinite e alla prossima. Grazie a voi tutti. Grazie Gianandrea, un abbraccio. A presto. Ok, faccio l'appello per il